Werk 2023 è una parola tedesca che significa intreccio. E questo il titolo della terza edizione del campo estivo interreligioso e musicale organizzato dal Magnificat Institute, la scuola di musica della Custodia di Terra Santa. Un progetto questo creato dal Magnificat stesso, l'associazione Upper Room della Diocesi di Vienna e l'associazione Faith in Tune di Berlino. A fare da cornice a questo campo estivo particolare, Castel Gandolfo, in Italia, in una parte dei giardini del Palazzo Apostolico che da alcuni decenni è affidato alla gestione del movimento dei focolari. Qui 55 giovani, tra i 13 e i 22 anni, di varie religioni e culture ed una ventina di animatori, si sono ritrovati per un'esperienza formativa a 360 gradi che ha come strumenti la musica, l'arte e la creatività in un contesto di dialogo, inclusione e coesistenza pacifica. Dal Magnificat, da Gerusalemme, siamo partiti in 16, 14 giovani, tra cristiani, musulmani ed ebrei, la maggioranza sono studenti della scuola, ma abbiamo aperto anche ad altri amici di una sinagoga, ad esempio. Quest'anno lavoreremo molto sui social media e loro creeranno dei video. Per far questo li abbiamo mischiati il più possibile, sia nelle loro stanze, sia nei gruppi di lavoro, in modo che possano veramente conoscere nuove persone, parlare lingue che di solito non parlano e uscire un po' dalla loro zona di conforto. E è vero che è un po' difficile, quasi tutti cercano all'inizio almeno di ritrovarsi con gli amici, ma abbiamo visto che già la magia dell'incontro è sbocciata. È la prima volta che partecipo a questo tipo di campo. All'inizio ero così nervosa e spaventata di non essere in grado di legare con le persone, di non parlare molto con le altre persone, ma adesso mi sono legata a tutti ed è molto bello. Tutti i giorni facciamo attività molto belle. È la prima volta che partecipo a questo campo e quando il Magnificat mi ha proposto di venire qui ero nervoso. Non conoscevo nessuno, ma adesso sono diventato amico di tutti. Mi piace qua. La cosa più bella qui è che ho conosciuto giovani da diversi paesi, come Germania, Austria e Italia. È la storia della Torre di Babele a fare da sottofondo al campo scuola che ha come titolo Confusion, The Real Tower of Babel. Quest'anno useremo dei reel, cioè questi video che i ragazzi usano su Instagram e i vari social media, da varie angolature delle parti del corpo, partendo dalla base, dai piedi, salendo verso la testa, cercheranno di costruire una torre, perché abbiamo preso come primo stimolo la storia nella Genesi della Torre di Babele, quando tutti insieme cercavano di costruire una grande torre e poi Dio ha confuso le loro lingue. Siccome anche loro sono da tanti paesi, lingue e culture diverse, dalla confusione vogliamo arrivare alla fusione. Confusion, co-fusion. La confusione di lingue, di culture e di religioni diviene così una fusione di storie e di vite.